Siamo ormai in piena primavera e l'aria estiva inizia a farsi sentire. Agropoli è notoriamente una città turistica che durante l'estate raddoppia la sua popolazione, grazie a turisti sia italiani che stranieri, e che vengono accolti in numerose attività ricettive. Abbiamo deciso quindi di intervistare Loredana Lureana, presidente dell'Associazione Operatori Turistici di Agropoli. Col presidente dell'associazione Operatori Turistici di Agropoli, Loredana Lauriana. Loredana, di cosa si occupa l'associazione Operatori Turistici di Agropoli? Allora, noi siamo un'associazione di categoria nata nel 2011, di cui fanno parte praticamente una serie di attività legate al turismo, ovviamente, e ci sono gli associati, che sono delle strutture ricettive, alberghiere ed extraalberghiere, e poi tutta una serie di attività convenzionate, che si riguardano principalmente appunto il settore turistico. Ovviamente noi siamo un'associazione di categoria no profit, quindi ci occupiamo più che altro della rete che possiamo fare sul territorio, oltre che ovviamente rappresentare gli interessi degli operatori turistici a livello istituzionale, quindi col comune, la regione, la provincia, eccetera. Ok, e volevamo chiederle quali provvedimenti l'associazione avrebbe intenzione di prendere visto l'imminente arrivo dell'estate. Allora, noi diciamo che come ogni estate facciamo tutta una serie di iniziative che riguardano appunto il settore turistico. Diciamo che negli ultimi anni le nostre attività si sono un po' collassate a Perché causa Covid, immagino. della pandemia, quindi diciamo che quello che poi noi andiamo a mettere in campo riguarda soprattutto la realtà del momento. Le attività solite che noi facciamo sono tutta una serie di convenzioni, quindi con i maggiori attrattori turistici del territorio, come possono essere le grotte di Pertosa, le grotte di Castelcivita, i vari stabilimenti balneari. E quindi diciamo, queste sono delle attività standard che mettiamo in atto. Poi ci sono tutta una serie di attività legate alla realtà storica e quindi ad esempio gli eventi, la progettazione di alcuni eventi, queste ovviamente vanno un po' contestualizzate, quindi ogni anno poi variano in base a quello che è il momento storico. Quest'anno sicuramente ci sarà diciamo, in base alle varie manifestazioni che ci sono, avremo poi una serie di progetti legati agli eventi, tra questi ce ne sarà uno di cui faremo sicuramente parte, che sarà svolto poi a settembre, quindi dopo la stagione estiva. Ok, infatti volevo chiederle pure a proposito della stagione invernale, quali servizi voleva offrire l'associazione, se appunto avevate in mente nuovi progetti, quindi appunto questa Sì, abbiamo manifestazione. una manifestazione perché diciamo che l'estate non rappresenta un grosso problema a livello di attrattore, in quanto il nostro territorio lavora principalmente con il turismo balneare, quindi diciamo da giugno ad agosto noi facciamo tutta una serie di servizi al turismo più che di progettualità turistica. A seguito della stagione di solito mettiamo in campo dei progetti per attirare, diciamo, per allungare la stagione estiva, quindi da settembre fino a ottobre, perché poi novembre, diciamo, sono dei mesi un po' fermi, e poi ci sarà qualcosa a carnevale. Abbiamo un progetto per il carnevale 2023, sperando che tutto vada bene.